il benessere goccia dopo goccia. E questo è il titolo scelto per un ciclo di 4 incontri su benessere e salute organizzato dall'associazione Kinesio Project a cura di Monica D'Ammacco ed Alessandra De Luca, con la collaborazione del dottor Francesco Di Molfetta della farmacia Suriano di Andria. Ed è stato proprio in quel luogo che si è svolto il primo incontro, un primo incontro in cui si è parlato di omeopatia e benessere, patologie della colonna vertebrale ed anche della zona cervicale, dorsale e lombare, con consigli teorici e pratici per una corretta condotta. È stata così un'infarinatura di omeopatia per farci capire che l'approccio ai nostri problemi, ai nostri malanni, può essere un approccio olistico, cioè un approccio completo sul nostro organismo, perché come sappiamo il nostro organismo non è soltanto corpo ma è anche mente. Per cui se noi riusciamo a curare non soltanto il sintomo fisico, ma l'uomo nella sua globalità, sicuramente avremo un successo maggiore rispetto al singolo sintomo. Ecco, questo è il primo incontro di in realtà una serie di incontri che puntano naturalmente a informare sul benessere più generale. Sì, difatti abbiamo scelto il titolo Una goccia per il benessere, perché in questa maniera noi cercheremo di affrontare diverse situazioni per poter dare un approccio migliore, una risoluzione migliore al problema. Per esempio la maniera di respirare, cioè noi respirare ci sembra la cosa più normale di questo mondo, in realtà spesso respiriamo male, perché utilizziamo soltanto una parte dei nostri polmoni, quindi il nostro apparato respiratorio. Se invece riuscissimo a respirare meglio utilizzando tutto il polmone, sicuramente il nostro organismo avrebbe un beneficio maggiore. L'argomento è il benessere goccia dopo goccia, ed è un tentativo e una grande voglia di diffondere il benessere, cercando di creare eventi di sensibilizzazione e quindi far conoscere alle persone quelli che sono gli argomenti più accesi dal punto di vista della salute, quindi dolori alla schiena, dolori cervicali, dorsali, lombari, e questo grazie alla collaborazione di più professionalità, dove ognuno porta il suo contributo in questo senso. Ecco, eventi insomma organizzati da una nuova realtà anche associativa. Sì, io sono il presidente di un'associazione sportiva, Kinesio Project, che si trova sul territorio barese, ed è un'associazione particolare perché rispetto alle palestre tradizionali crea contesti di piccolissimi gruppi dove si sviluppa un lavoro di qualità e dove non si punta solo al lavoro fisico e quindi pratico, ma anche alla sensibilizzazione, portare le persone alla conoscenza di determinate problematiche.